Avevo una maglietta rossa, ma dov'è finita? L'avevo eliminata. Forse sì. Cioè, volevo mettermi una cosa rossa, decente, non ho nulla. Va bene anche il bianco, dai. Bene, è quasi Natale. Un Natale un po' diverso, sicuramente, un po' più triste, dove mancheranno ad ognuno di noi sicuramente alcune cose. Credo che il periodo di Natale resti comunque the most wonderful time of the year. E per questo video ho deciso di fare un esperimento e abbinare tre elementi musicali a tre canzoni natalizie. Premessa, se tu che stai guardando questo video, sì, tu, grazie per aver aperto il video. Dicevo, se dovessi essere uno studente di conservatorio, un musicista professionista, sicuramente queste cose le sai già. Se invece dovessi essere quanti congiuntivi? Se invece dovessi essere un amatore o semplicemente un appassionato di musica e queste cose dovessero essere nuove per te, ne sarei molto felice. Iniziamo. Il primo elemento è il pedale. Non mi sto riferendo a questa cosa qui, ma a una cosa invece più prettamente musicale, armonica. Tecnicamente si tratta di una nota che viene messa al basso, sotto tutte le altre note che compongono il brano, diciamo, quella parte di brano, e questa nota rimane fissa sempre, mentre le altre note che compongono l'armonia di quel determinato passaggio cambiano. Quindi le due parti alcune volte entreranno in dissonanza, però si tratta di una dissonanza, diciamo, piuttosto piacevole. E per questo elemento musicale ho deciso di abbinare la canzone Jingle Bells. Ora vorrei parlarvi del canone. Il canone è una forma musicale polifonica contrapuntistica. Polifonica si intende più voci, quindi più parti, e contrapuntistica non è altro che da contrapunto, non è altro che un dialogo, diciamo, un gioco tra le parti utilizzando il materiale tematico, melodie, appunto, parti di tema, eccetera, che vengono usate e dialogate, ti stai infilando in un ginepraio. E quindi queste parti dialogano e giocano tra di loro. Ed è basato sull'imitazione. Quindi vuol dire che una melodia, un tema, con una voce parte e a distanza di un tot di tempo partirà la stessa melodia con una seconda voce e poi con una terza, con una quarta, dipende. E quindi le voci porteranno avanti questa melodia sfalsate di un tot di tempo. E quindi si creerà tra le stesse un'architettura, diciamo, molto interessante. E per questo secondo elemento musicale ho scelto Joy to the World. Il terzo e ultimo elemento è la fuga. La fuga è stata sicuramente la forma musicale più importante del 6-700, del periodo barocco, dove il sommo compositore, sommo, è stato Johann Sebastian Bach. Anch'essa è impostata sul contrapunto, quindi sul gioco, dialogo tra le voci, e però ha una struttura, diciamo, decisamente più complessa del canone. E ho, diciamo, voluto provare
a comporre una piccola fuga a tre voci su O Tannenbaum. Vi ringrazio tanto di essere arrivati fino a qui. Buon Natale a tutti e ci vediamo in uno dei prossimi video. Merry Christmas!